Buongiorno e buona giornata e buon fine settimana. In questo, sì, ultimo fine settimana di settembre, sabato 26 settembre 2020, siamo di primo mattino. Mi sono svegliato subito, che avevo anche degli aggiornamenti al computer da fare. Bene, al video odierno, come anticipato ieri, parliamo dell'evento speciale pay per view Clash of Champions della WWE che si terrà nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 settembre 2020 in diretta in esclusiva sul WWE Network. Allora, ovviamente questo è il video pronostici, eh? Dalla fonte Wiki riportiamo la card. Nel pre-show Asuka, campionessa femminile di Raw, se la vedrà con Zelina Vega. Beh, io credo che questa può essere sicuramente una buona vetrina per Zelina Vega per far vedere la sua qualità da lottatrice, ma da qui a far diventare campionessa Zelina Vega ce ne vuole. Quindi Asuka, secondo me, con successo difenderà la cintura, ma poi credo un minutaggio 6-8 minuti, non di più. Show principale: Drew McIntyre, campione WWE, difenderà il titolo contro Randy Orton in un ambulance match, ovvero vince chi mette appunto in ambulanza l'avversario. Questo è davvero secondo me un match da 50 e 50. Beh, io oserei dire che Drew McIntyre comunque ha fatto grandi cose in questi mesi. Purtroppo, fin quando la WWE è stata al Performance Center, magari il suo regno titolato è stato un po' oscurato, però insomma, comunque c'è il serio pericolo che Randy Orton possa diventare campione. Io infatti, poi non lo so, ovviamente loro, la federazione, sapete, organizzano già tutto. Ma io che dico, do fiducia a Randy Orton, però secondo me questa sfida avrà un minutaggio importante. Poi credo sarà altamente spettacolare. Poi Roman Reigns, campione WWE Universale, dell'indiscusso, regnante e quant'altro, del nuovo Poleman Guy, appunto dell'avvocato Poleman contro il cugino Jey Uso. Beh, io credo che sfida tra cugino e cugino, insomma, anche qui penso se le daranno di santa ragione, ma è ovvio che Roman Reigns manterrà il titolo per poi andare, credo molto probabilmente, contro The Fiend Bray Wyatt, che non ho capito bene se non è stato, forse non è stato presente alla puntata della notte passata di SmackDown, che però devo ancora guardare. Anche perché probabilmente sarà proprio The Fiend il successore di Jey Uso come sfidante al titolo universale. Bayley, campionessa femminile di SmackDown, difenderà il suo regno titolato contro Nikki Cross. Io qui, come vi dissi, ho due possibilità. O Bayley si conferma campionessa, però Sasha Banks gli dà delle avvisaglie. Oppure Nikki Cross diventa campionessa. Però, e qui rientra un po' un terzo indizio, se Bayley rimane campione, è molto probabile che ad Hell in a Cell, nella cella infernale, vedremo finalmente questo tanto famigerato Bayley contro Sasha Banks per il titolo, con ovviamente, penso, la cintura che dovrebbe passare a quel punto alla vita di Sasha Banks. Quindi per me, ho detto, rimane campionessa Bayley. Quinta sfida al pay per view: Nia Jax e Shayna Baszler, campionesse di coppia femminili, sfideranno la Riot Squad, Ruby Riot e Liv Morgan. Secondo me questa dovrebbe essere, credo,
La prima, massima, la seconda difesa titolata di Naya e di Shana. Credo che manterranno le cinture. Ovviamente, quello che si spera è sempre di vedere, di divertirsi. I Sesamura, Cesaro, Shinsuke Nakamura contro Lucha House Party, Kalisto, Gran Metalik e Lince Dorado per i titoli di coppia di SmackDown. Io credo che Lucha House faranno ovviamente faranno vedere tutta la loro maestria, però secondo me Cesaro e Nakamura manterranno le cinture. Poi Triple Threat Ladder Match con le scale per il titolo intercontinentale tra Jeff Hardy, Styles e Sami Zayn. Qui devo dire la scelta è ampia. Anche perché, come ho detto già da tanto tempo, Sami Zayn dopo WrestleMania aver combattuto con Daniel Bryan è praticamente scomparso, poi è ritornato tutto ad un tratto, quindi è come se di diritto non ha mai perso il titolo. AJ Styles anche lui ha avuto il titolo, che però poi l'ha perso al cospetto di Jeff Hardy. Quindi, insomma, sfida secondo me che l'hanno preparata molto bene. Poi mi sa che comunque hanno fatto già una sfida a tre, però per promuovere il match di questa domenica. Qui niente, io dico Jeff Hardy, mi potrò anche sbagliare, però. Poi gli Street Profits, campioni tag team di Raw, Angelo Dawkins e Montez Ford affronteranno Andrade ed Angel Garza. Qui devo dire una cosa: se la WWE ci ha trollato il fatto che Angel Garza e Andrade abbiano litigato, ma non si sono divisi, potrebbero vingere anche le cinture. Però a quel punto io dico: facciamo entrare in lizza anche Dominic Mysterio e Umberto Carrillo, no? Tanto i Ivar e l'altro compagno, uno dei due è infortunato, e i Viking Raiders ora c'è solo uno dei due. Quindi io dico a sorpresa vincitore Andrade ed Angel Garza. Non ho match, che quindi sarà l'ottavo nello show principale. Bobby Lashley, campione degli Stati Uniti contro Apollo Crews. Io dico che Bobby Lashley mantiene il titolo. Quindi questi erano i miei pronostici. Noi ci vediamo lunedì per commentare il tutto. La mia speranza, come credo quella di tutti gli italiani, è che presto Dplay, magari attraverso Dplay Plus in lingua originale, possa acquisire i pay per view. Ripeto, io lo dico soprattutto per chi ha l'abbonamento a Dplay Plus. Quindi, bene, per il video di oggi è tutto. Speriamo che chissà domani, se un certo Mick Schumacher, figlio del grande Michael Schumacher, vince il campionato di Formula 2, sicuramente penso di fare un video dedicato a lui. Incrociamo le dita, l'olino benvi. Per il resto, buon fine settimana, buona mattinata, buona giornata. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. E buon Clash of Champions a tutti. Ciao alla grande, ciao!